Allora, amici italici, dunque volevo continuare a leggere qualche spezzone di questo librino che mi piace tanto, di Lori Gottlieb, che praticamente secondo me contiene parecchie verità e fa riflettere un pochino su tutti i disastri sentimentali, affettivi che ci sono adesso. Ripeto, io stando qui vedo parecchi disastri, appena c'è qui ci sono solo disastri praticamente, perché diciamo che certe abitudini, certe ideologie hanno preso piede molto prima rispetto che magari da noi in Draghistan, quindi le cose sono molto più avanzate, diciamo qui. Si vedono le cose che da noi si vedranno fra alcuni anni. Qui, insomma, in tutti poi i paesi nordici del Nord Europa si vedono già i disastri che poi ci saranno anche da noi, sicuramente. Perché da noi diciamo che la cosa è ancora no, va male lo stesso anche da noi, però diciamo che certi eccessi forse ancora non si vedono. Mentre invece qui sono praticamente la normalità. Quindi qua, ripeto, le ragazzine di 15 anni, di 18 anni hanno già 3, 4, 5 figli, avuti non si sa da chi, perché comunque loro hanno l'abitudine qui il venerdì e il sabato di ubriacarsi al pub, per cui da queste serate vengono fuori questi risultati. E quindi diciamo che i rapporti di coppia sono ridotti molto spesso a questo, molto spesso, non dico al 100% dei casi, no. Per esempio qui ho dei vicini che stanno nella villetta vicino, che praticamente sono inglesi, loro sono British, sono proprio puro sangue British, però sono una famiglia normale, due persone carine, anzi hanno due bambini, eccetera, eccetera, però. Quindi loro diciamo che non hanno fatto parte di questa, si sono salvati stranamente, forse perché comunque vengono già da un ambiente un po' più, non so, forse un po' più, cioè non degradato, sicuramente non degradato, anche se comunque queste cose qui non sono appannaggio solo degli ambienti degradati, vi assicuro, sono diciamo un'abitudine che ormai questi qua hanno. Per cui, diciamo che nella maggior parte dei casi le situazioni sono disastrose. Le italiche che poi vedo qui, che si sono trasferite qui, si sono molto, devo dire, amalgamate, perché quasi tutte quelle che conosco, che stanno qui da anni, bene o male, fanno questa fine qua. Quindi generalmente il più delle volte si riducono a fare le single madre, qualche scantinato. Perché magari hanno avuto questo figlio con questi figli, questo figlio con qualche British che poi insomma se ne è fregato una mazza, sempre quando sanno chi è il padre, perché a volte neanche lo sanno, ripeto. Per cui diciamo che le cose da questo punto di vista vanno abbastanza male. Allora, secondo me, se le ragazze leggessero qualche tipo, già se leggessero questo librino, leggero, alla fine, una stupidata, però diciamo che contiene molte verità. Se già cominciassero ad informarsi un po' su queste cose, potrebbero capire, innanzitutto, una cosa da non fare, da evitare, a cercare di evitare perlomeno, e potrebbero vedere. Che praticamente molto spesso tutti questi disastri sono portati purtroppo dalle abitudini, dalle convinzioni che hanno cercato di inculcarci, dalle convinzioni che la società, il mainstream, i giornali, i media in generale cercano di inculcarci, perché tuttora lo fanno in maniera molto molto spinta. E che poi quindi ci convincono, vogliono convincerci che alcune cose siano, che queste strade siano, ci portino al benessere, alla felicità, alla libertà, bla bla bla, quando poi invece spesso sono fregature. Infatti anche questa qui ha fatto un capitolo
che si chiama Perché il femminismo ci ha fregato. E infatti è stata una fregatura, secondo me. Cioè, il femminismo, quello odierno, il femminismo ormai non si intende più quello lì antiquato, non lo so, che si batteva per i diritti, non so, al lavoro, al voto, queste cose qua, non è più questo il femminismo ormai. Già la terza ondata, ma forse già pure la seconda, adesso forse siamo pure alla quarta. È tutt'altro, è proprio tutt'altro, per chi non lo sapesse, se andasse a informare, è veramente tutt'altro. Ed è la rovina, purtroppo, delle nuove generazioni di donne, la rovina delle ragazze, che poi si trovano a 30 anni con l'armadietto dei medicinali pieno di antidepressivi. Ok? È quello lì, praticamente. Allora, questa qui, allora, in questo capitolo ci parla di, che non posso leggere tutto, se no ci vogliono troppe ore. Ho sottolineato giusto qualcosa. Ci parla di questi, dei maschi alfa. Allora, i maschi alfa sono quelli che piacciono a tutte, sicuramente. Ovviamente, perché sono comunque, anche se comunque certe volte c'è una confusione anche su questo, perché il maschio alfa certe volte viene confuso con lo spaccone, con l'arrogante, col presuntuoso, col buffone, con quello lì che comunque va in giro a spaccare. Non è quello lì il maschio alfa. Il maschio alfa, il più delle volte, anzi, è anche un gentiluomo, è semplicemente una persona decisa, una persona che ha raggiunto degli obiettivi, una persona che ha delle capacità decisionali, è una persona dominante, cioè, ma ripeto, dominante vuol dire spaccone, oppure che ti tratta a pesci in faccia, oppure che non lo so, ti lascia sulla tua strada, non è quello lì. Certe volte viene confuso, c'è cioè una confusione, io vedo anche certe volte sulle pagine cosiddette red pill che insomma confondono il maschio alfa con questo qui. Il maschio alfa non è questo. Il maschio alfa è semplicemente, ripeto, una persona, un uomo realizzato, riuscito, risolto, che ha capacità decisionali, un uomo che ti fa sentire al sicuro in qualche modo. E questo ha molto fascino sulle donne, molto, molta, molta presa sulle donne. A meno che, apriamo una parentesi, a meno che non si tratti di una donna nazi femen che comunque vuole portare i pantaloni, cioè che si vuole illudere di portare i pantaloni, perché poi quando lo fanno ci riescono molto male, molto molto male. Io tutte quelle che si illudono di portare i pantaloni fanno una fine pessima generalmente, perché poi non riescono a fare questa cosa. Non riescono a reggere tutto lo stress, non riescono a reggere, perché comunque noi abbiamo una natura un po' diversa, mi dispiace deludermi, ma noi abbiamo delle esigenze diverse, siamo più emotive, per cui difficilmente io poi vedo queste qui che realizzano gli imperi, non è vero, questa cosa difficilmente la fanno, se non proprio mai. Semplicemente perché l'uomo comunque è anche dominato dal testosterone, per cui ha un atteggiamento proprio diverso. L'uomo riesce anche fino a 30 anni, fino a 35, a dedicarsi anima e corpo alla sua scalata sociale, alla sua riuscita, alla carriera, tutte queste robe qui, mentre noi diciamo che per noi la cosa è un po' più difficile perché noi siamo molto più dominati dalle emozioni. E non è vero, Cristina. E invece è vero, e invece è vero. Vedete quelle di 30 anni che magari stanno da sole, che hanno solo lavorato, se riescono a fare questa cosa proprio come dei treni, non ci riescono. Ve lo dico io, non ci riescono. Voi non dovete avere l'apparenza, dovete poi parlarci con queste persone da vicino e vedete che la notte piangono. Io vi assicuro che è così. Allora, questa pure secondo me fa un pochino di confusione perché dice, allora lei fa riferimento ai miei riuniti con Evan, questo Evan che era un tizio, lei qui riporta tutte le, insomma, esperienze con cui, di questi uomini con cui è uscita, eccetera, eccetera. Allora lei dice, dunque, per esempio, allora, i maschi alfa piacciono a moltissime donne, ma sono le stesse che poi si lamentano che sono dei partner impossibili. Allora, sì, può essere, però può anche non essere, ripeto, non è sempre così. Allora, del resto non sono disposte a frequentare uomini di livello inferiore. Questa è un'altra cosa ancora, comunque. Non vogliono, allora.
Allora, ecco, non vogliono uscire con i timidi né con uomini che non abbiano un carattere dominante. Le donne vogliono uomini sicuri di sé e affermati. Allora, proprio così, un uomo affermato e sicuro di sé, uno che mette su un'impresa, che vince una causa e cura una malattia, ha in sé qualcosa che attrae. Un uomo che, mi imbarazzo a ammetterlo, sappia proteggerci dal resto del mondo. È così. Allora, dunque, uomini di livello inferiore già è un altro discorso, perché sì, generalmente noi vogliamo, lo so che questo è politicamente scorretto, tutto quello che volete voi, ma non fa niente. Allora, noi generalmente tendiamo verso uomini che siano, diciamo, di livello superiore, ma in tutti, livello si intende, per tante cose, si intende livello sociale, si intende esperienza, molto spesso si intende anche età. Noi tendiamo ad andare verso uomini anche di età più avanzata, perché l'età più avanzata è sinonimo di esperienza, molto spesso è sinonimo di status, molto spesso è sinonimo di un qualcosa che ci fa sentire protette, perché comunque c'è questa, noi abbiamo questa, questo istinto, e questo ci proviene chiaramente sempre dalla famosa epoca della caverna, quando praticamente c'era la lotta praticamente per la sopravvivenza, che c'era garantita semplicemente da un uomo dominante, che evitava che le donne e i bambini fosse, la, la, le sue donne e i suoi bambini fossero sbranati dalle bestie feroci, e che garantiva la sopravvivenza anche perché procurava il cibo, andava a caccia. Quindi un uomo mollaccione che ha paura pure delle zanzare, ovviamente, non ti faceva sopravvivere, e infatti morivano questi qui, c'era la selezione naturale per cui questi qui morivano. Perché non riuscivano a procacciarsi il cibo, perché non riuscivano, non avevano il coraggio di lottare con gli animali, per cui chiaramente moriva lui e moriva tutta la sua stirpe, ovviamente. Quindi l'istinto di protezione, cioè insomma l'attrazione verso qualcuno che abbia self-confidence, che comunque dia una sensazione di protezione. Cioè, indubbiamente, così come un uomo, sicuramente io immagino sia attratto da una donna che invece sia dolce, sia femminile, quindi lui è attratto dalle caratteristiche ovviamente opposte. Guarda un po', guarda. Allora, a un certo punto, chiaramente non posso leggere tutto perché è troppo lungo. Lei dice. Molte donne vogliono che sia lui a portare pantaloni, a guidare l'auto, a prendere decisioni. Allora, io aggiungo che in realtà sono tutte quelle che. Allora, tutte quante vogliono questa cosa qui. Anche le donne che apparentemente scelgono il cagnolino da portare al guinzaglio. Molte donne fanno questo perché vogliono sentirsi loro con lo scettro in mano, con i pantaloni. Però guardatele dopo qualche anno si stufano di queste persone, cominciano a esaurirsi, cominciano a non reggere più lo stress, perché poi allo stesso tempo loro vogliono fare anche magari le mamme, vogliono anche avere i bambini, vogliono anche seguire la casa e fare cose tra virgolette da donne, se ancora si può dire questa cosa. Per cui che cosa succede? Che cominciano a non reggere lo stress. Cominciano che mentre sono fuori a fare i loro lavori, che molto spesso non sono sicuramente lavori né dirigenziali, né di primari, né di magistrati, ma molto spesso queste qui o fanno le commesse, o fanno le maestre d'asilo, fanno lavori comunque non di altissimo profilo, ecco, non di altissimo profilo, anche perché vogliono seguire i figli, giustamente. Allora, che cosa succede? Che a un certo punto loro si vedono che in mano hanno ben poco. Si vedono che con il loro lavoro non riescono sicuramente a portare avanti la famiglia, perché non guadagnano 3.000 euro sicuramente. Vedono che i figli stanno, non riescono a seguire i figli per stare sempre al lavoro. Quando stanno a casa con i figli pensano che dovrebbero stare al lavoro, quindi alla fine si incartano praticamente, non riescono più.
non riescono più a portare avanti le cose, iniziano a sentire pesantemente le difficoltà portate da un uomo che invece fa il cagnolino al guinzaglio. Okay? Quindi le donne, anche quando scelgono questi uomini cosiddetti beta, gamma, delta, omega, quelli che sono, che quindi non sono la parte dominante della famiglia, a un certo punto sentono il peso di questa cosa, perché vorrebbero invece avere vicino un uomo deciso, forte, che si prenda anche dei pesi sulle spalle. Quindi in realtà è un'apparenza, quindi molte donne moderne, le grandi femministe, le amazzoni, scelgono molto spesso questi uomini che non possono neanche aprire la bocca molto spesso, per poi ritrovarsi molto pentite di questa scelta, perché un uomo così alla fine, così come l'uomo, ecco, così come anche lui poi si trova pentito, perché magari lui cercava la brava mogliettina che lo aspettasse a casa la sera, che gli crescesse i figli, che fosse anche una brava donna di casa, perché anche questo bisogna fare, e mi spiace deludervi, bisogna fare anche questo. Mentre invece si ritrova vicino una specie di despota che lo priva di ogni aspetto virile, di ogni aspetto, cioè insomma che lo priva della propria mascolinità, e questa cosa sicuramente non gli piace. Va male a tutti e due alla fine, e qui ci va di sotto poi, normalmente sono i bambini che si trovano fra questi due elementi che si sono, si sono, come dire, che hanno capovolto i ruoli, che hanno completamente capovolto i ruoli e che quindi non funzionano. Queste famiglie qui non funzionano generalmente. Se andate a vedere le famiglie che funzionano, sono quelle lì molto tradizionali, dove i ruoli di genere sono conservati. Fateci caso a questa cosa. Questo non significa però che lei, no, allora lei non lo sa bene, ma lo sapere le stesse cose mi vengono a dire. Allora, questo non significa, tu puoi avere anche una donna molto istruita, molto, anzi, con un mindset, parentesi, una donna generalmente che sta vicino a un uomo di questo tipo, magari molto riuscito, un uomo alfa, come si suol dire, quindi un uomo molto riuscito, un uomo che ha fatto la scalata sociale, un uomo dominante, un uomo di questo genere, non può essere una cretina, non è assolutamente qui, anche se sta a casa e crescesse i figli, non può essere una cretina. Innanzitutto non è una cretina perché capisce bene il suo ruolo, seconda cosa, non può essere una cretina perché per stare vicino a un uomo del genere, indipendentemente dal lavoro che fai e indipendentemente dal fare o meno un lavoro, tu devi avere un certo mindset, devi avere un certo atteggiamento mentale, perché vicino a un uomo del genere, un uomo vincente, un uomo, come dire, un uomo riuscito, non ci può essere una che magari come dire, gli vuole far passare la domenica a vedere la partita di calcio. Cioè, generalmente questo tipo di uomini deve avere anche una donna mentalmente brillante, una persona magari curiosa che sappia sostenere delle conversazioni, perché magari ti invita a casa il collega con la moglie, che ti posso dire, ti invita alle cene con i colleghi che non sono degli zappatori, per cui tu devi anche in realtà essere una persona informata, essere una persona che vuole migliorarsi, no? Quindi anche qui non, cioè si stanno confondendo un po' le cose. La donna femminile che deve stare vicino a queste persone, che non deve essere assolutamente una despota che vuole portare i pantaloni proprio per niente, anzi deve essere una che in qualche modo sostiene la carriera di questa persona, di quest'uomo, deve essere una persona che con una certa attitudine mentale, perché se non è così, ovviamente va a finire che si tira giù pure lui. Io conosco una coppia dove praticamente lui era un tipo particolarmente brillante. Adesso vabbè, sono un po' più anziani, però lui era un tipo particolarmente brillante.
infatti ha messo su un'attività sua, un imprenditore, di base un avvocato questo qui, però ha messo su un'attività imprenditoriale che poi ha funzionato molto bene, per cui questo qui era un uomo sempre in giro, un uomo che comunque ha garantito un tenore di vita molto molto elevato alla famiglia. Pensate che uno dei figli ha studiato ad Oxford, quindi già solo per questo si capisce che tipo di persona fosse. Però aveva vicino una moglie che non era adatta a lui. Questa moglie, infatti, poi le cose sono andate male con lei. Questa qui, invece di sostenerlo, invece insomma, di essere contenta per quello che faceva, voleva che questo qui facesse il professore di scuola. Con i suoi 1.300 euro al mese, la domenica a mangiare dai suoceri, il sabato magari a fare il giretto al supermercato e tornare a casa. Questo qui invece era di tutt'altre vedute. Questo qui era un tipo brillante, che, ripeto, ha tirato sull'attività. Questo qui ha conoscenze con politici, cioè lui andava a cena con i politici, anche certe volte col capo di Stato, aveva conoscenze molto in alto questo qui, e la moglie invece di apprezzare questa cosa, lo voleva trascinare giù, praticamente, voleva che lui facesse il professore sotto casa. Quando lui proponeva la cena col politico, eccetera, eccetera, lei si rifiutava perché invece di essere contenta che anche i figli magari andassero in un certo ambiente, lei praticamente voleva che lui stesse a casa a guardare la partita, di cui lui non se ne fregava una mazza, ovviamente. Allora, quindi in realtà la donna femminile che deve stare vicino a questo tipo di uomo, poi le cose si sono un po' confuse, non deve essere una cretina di questo genere, perché questa qui era una che aveva una mentalità molto ristretta, molto paesana praticamente, molto paesana. Cosa che soprattutto nel sud Italia è molto molto frequente, dove ci sono parecchi paesanotti di questo tipo, e quindi vicino a questo tipo di uomo non possono stare. Non possono stare, ok? Allora, la cosiddetta donna alfa non va bene per questo tipo di uomo, semplicemente perché lei vuole competere, ok? Allora, se tu vuoi fare la donna alfa, sei solo tu, oppure prenditi il cagnolino, però dopo 2 anni ti scocci. Però non puoi ambire, secondo me, a questo tipo di uomo, perché ci vuole la complementarietà, quindi l'uomo alfa deve avere vicino una donna, ripeto, con il giusto mindset, con il giusto mind, ma non che però vuole competere e vuole fare lei l'uomo, perché l'uomo la deve fare lui. Quindi se voi andate in un'automobile, solo uno può guidarla, non possono guidarla due persone, uno va di qua e uno va di là, giustamente. È la stessa cosa, quindi praticamente l'uomo alfa non può avere la donna cosiddetta, cosiddetta alfa, perché sono un disastro più delle volte queste qua. Allora, oh, ecco qua, mi ha preceduto. Allora, invece di cercare una persona che sia complementare a noi, ne cerchiamo una con cui siamo in competizione, come se aspirassimo a una versione migliore di noi stessi. Ecco qua, ecco qua. Allora, feci mente locale sui maschi alfa che conoscevo e sulle loro consorti, mamme a tempo pieno che avevano rinunciato alla carriera, ma spesso loro non è che ci rinunciano perché qualcuno se non le frusta, ci rinunciano volontariamente. Io conosco parecchie che hanno rinunciato volontariamente alla professione per stare vicino ai figli, e alla fine hanno ottenuto risultati migliori delle altre, vi assicuro. Donne con professioni di basso profilo e un sacco di donne con lavoro nel settore assistenziale, per esempio infermiere. Ok. Allora, riflettici, cosa può tenere da te un maschio, da te allora, perché questo sta parlando con una che comunque vuole fare anche lei la donna alfa. Cosa può tenere da te un maschio alfa? Gli stimoli intellettuali e le sfide gli arrivano già dal lavoro, la competizione, io aggiungo la competizione, le rotture di balle, il dimostrare sempre di essere migliori, tutte queste robe qui, lui ce l'ha già al lavoro. E quindi quando torna a casa non vuole mettersi a competere pure con la moglie,
che magari sta con lo scettro in mano. Allora, quando vivo a casa, signori cari, signore care, anzi, visto che spesso non capite una mazza di queste cose, allora, quando questo tipo di uomo torna a casa, non vuole trovare un'altra despota che gli rompa le balle, vuole trovare una donna femminile, accogliente, una donna che lo sostenga. Non vuole trovare una seduta sul divano che gli dice basta tu, adesso mettiti a lavare per terra, perché io conosco queste persone, le conosco bene queste donne, che anche se sono state tutto il giorno a casa, lo fanno apposta per, come dire, per vendetta, ok? Per vendetta perché io non sono la tua schiava, però lui è il tuo schiavo quando va a lavorare 10 ore e piglia 3-4 mila euro al mese, con cui campi pure tu, tra parentesi. Aspettano che questo torni la sera per schiavizzarlo, per, come vi devo dire, per stritolarlo, ok? Pretendono che questo torni a casa e si metta anche a lavare i piatti, i bicchieri della colazione, pretende che torni a casa e porti la spesa, cucini, faccia la minestrina ai bambini, lo fanno apposta per provocare il litigio, fin quando questo qui un giorno si sveglia e giustamente ha anche qualche reazione e poi loro... E poi loro fanno le accuse di violenza, di quello, senza pensare che molto spesso questi uomini stanno per anni e anni a subire queste cose. A subire queste cose. Io conosco molto da vicino una coppia così, molto, molto da vicino, dove io stessa la prenderei a sberle questa qui, e dove lui sta subendo da tanti anni, ma sta subendo semplicemente perché sennò i figli restano in mano a lei, perché i figli, anche quando le madri sono degenere e sono briacone, restano in mano a lei, ve lo posso garantire. Ok? Allora, quindi questi maschi alfa, che spesso sono attratti dalle donne tutte così, che stanno col frustino in mano, si fanno praticamente fregare, perché loro non hanno bisogno di questo tipo di donna, ma hanno bisogno di una donna femminile, di una donna che li sostenga e non che si metta a competere, mentre invece spesso loro trovano donne che si mettono a competere, di una donna che riesca anche a sostenere la loro carriera, la loro scalata sociale, mamma mia, tutte cose politicamente scorrette, sto dicendo. Allora, quindi hanno bisogno di questo tipo di donna. Quindi, non una paesana ignorante che praticamente non sa neanche parlare in italiano, ovviamente. Quindi, una donna con un mindset vincente, perché se una donna ha un mindset vincente, capisce quando lui fa delle cose vincenti e lo sostiene e lo incoraggia. Non è che sta a casa a dire no, ma tu devi stare qua perché dobbiamo mangiare, perché tutte le domeniche dobbiamo mangiare dai suoi. Cioè, insomma, non è proprio questa cosa la puoi fare quando trovi un uomo di più basso profilo, quindi quello che ti lavora sotto casa nella pizzeria, per esempio, che lavora al supermercato a confezionare surgelati, allora tu là puoi pretendere queste cose. Ma quando tu trovi un uomo di questo tipo, in carriera, realizzato, vincente, una persona competitiva, eccetera, eccetera. Tu non devi essere competitiva, ma devi avere questo mindset. Devi essere disposta pure a, per esempio, questo qui di cui vi ho parlato prima. Lui spesso e volentieri, fine settimana, stava fuori perché c'era la cena, c'era le public relations, no? Quando tu hai un'attività, le public relations sono la prima cosa che devi fare, perché sennò ovviamente non ti riesci a procacciare clientela. Ma lui faceva cene, incontri, non con lo zappatore, insomma, che stava in mezzo alla campagna, ma con persone di un certo livello. E quindi lei doveva essere anche contenta di fare quello, invece lei no, lei non andava, ma perché non ti metti a fare il professore, ma perché non ti ritiri, ma perché qua, quindi l'ha completamente schiacciato e alla fine ovviamente si sono lasciati, ovviamente lui poi si trova un'altra persona che invece era di questo tipo che vi sto dicendo io. Non era un primario d'ospedale, non era una professoressa università, non era niente di questo. Era una persona che non faceva niente di tutte queste cose, nessuna di queste cose, ma che aveva questo spirito
che era adatto a lui. Quindi era la donna a cui piaceva fare queste cose, che era contenta di andare a cena dove c'era il politico, il cacchio, insomma, tutta questa gente qui. E quindi la cosa è cambiata molto, perché anche lui, anche nel lavoro, è andato meglio in quel caso, perché ha trovato un'alleata praticamente, ok? Ha trovato un'alleata. Ma le donne queste cose non le capiscono, non le capiscono, sono stupide, o si prendono degli elementi impresentabili perché vogliono fare loro le maestrine. Però dopo un paio d'anni che si trovano praticamente quasi quasi sotto i ponti, questa cosa poi non va bene più, perché loro si trovano oberate di stress, perché non riescono poi a sostenere, non è vero che portano loro tutto avanti, non è vero per niente, perché non ce la fanno, non ce la puoi fare, soprattutto nel momento in cui arrivano i figli. Tu 10 ore al giorno devi stare dietro al neonato, non, come fai a fare, cioè insomma. Bisogna dividersi i ruoli, quindi i benedetti ruoli di genere servono a questo, servono perché nessuno può fare tu, può ricoprire tutto insieme, ma neanche lui del resto può fare il dirigente di azienda e poi parare la pappina al bambino, perché non c'è tempo di fare questa cosa, non lo puoi fare, ok? Né lui può fare l'allattamento, scusate tanto. Quindi praticamente quando si accetteranno determinate cose, che sono normali, naturali, belle e che funzionano poi, io aggiungo, allora le cose ricominciano a funzionare, sono come funzionavano un tempo funzionavano le coppie, le famiglie, funzionava tutto, perché ognuno sapeva cosa doveva fare, tutti sapevano chi doveva fare cosa. Allora adesso io non voglio dire, non deve stare solo a casa, non deve stare solo a casa. Poi ripeto, poi se ha un marito che fa una professione molto molto complicata, magari ci può anche stare questo, perché magari lui torna alle 10 di sera oppure sta spesso fuori, magari puoi anche fare un'attività, insomma, un po' più che magari ti porti a stare più a casa. Puoi fare, oggi ci sono le attività che si fanno con internet, per cui insomma, puoi anche fare questo, puoi anche ridimensionarti, però puoi fare delle cose che insomma siano, come dire, siano congeniali per tutto il resto che hai attorno, ok? Quindi queste sono le cose. Invece di insegnare alle ragazze tu, girl power, puoi fare tutto, perché sono balle. Stanno rendendo generazioni di donne e di ragazze infelici, perché nel momento in cui magari a 20 anni, a 22 anni vogliono fidanzarsi con qualcuno, si devono quasi vergognare. Ma come? Ma come ti fidanzi a 20 anni? Tutta la vita, non è vero, non hai tutta la vita davanti, perché poi queste sono le stesse che arrivano a 40 anni da sole, come questa qui del libro, che poi cominciano ad andare alla banca del seme, sono disperate, o si prendono il primo che capita, si prendono il primo che capita, perché chiaramente i maschi validi si sono già presi, giustamente, sono già sposati, figliati e tutto quanto, per cui alla fine o ti restano gli scarti praticamente, i perdenti, i cosiddetti loser, che chiaramente uno nessuno vorrebbe. Oppure finisci con lo stare da sola e insomma, non è proprio la cosa ideale, volendo. Quindi alla fine non è vero che questa cosa qui è l'ultima cosa a cui devi pensare. Una ragazza non è l'ultima cosa a cui deve pensare, può essere anche la prima a cui deve pensare, perché tutto il resto lo puoi fare anche in un secondo momento. Puoi fare anche una cosa un po' più ridimensionata, non devi fare per forza il dirigente di azienda se magari hai 3 figli a casa, anzi, meglio che non lo fai secondo me, perché sennò sti figli stanno buttati da qualche parte. Quindi puoi anche fare una cosa un po' più ridimensionata, avere sicuramente interessi, curiosità, essere una persona anche brillante nel senso di essere curiosa, informata, puoi studiare, puoi fare il cavolo che vuoi, però devi poi fare le cose con buon senso. Devi innanzitutto smettere di credere a questa propaganda femminista che ti racconta solo balle.
quell'altro capitolo lo vediamo. Perché alla fine è tutta fregatura, è tutta fregatura. Quindi tutte quelle che hanno ceduto, che hanno creduto a queste balle, sono quelle che adesso sono fregate. Quindi o che sono sole, o che si trovano vicino il primo che è passato sotto la finestra, che magari è un personaggio improponibile, che le ha riempite di stress, di preoccupazioni, perché queste non sanno come devono andare avanti, i figli non sanno come li devono si barcamenano a destra e a manca perché non sanno neanche loro se devono badare prima al figlio, prima al lavoro, poi non hanno i soldi, se stanno col figlio non hanno i soldi, se vanno a guadagnare i soldi il figlio sta da solo, cioè diventa tutto un grande disastro, un grande macello, per cui praticamente bisogna fare molta attenzione. Allora, ricordatevi in generale, tutto quello che vi propaganda il mainstream, bisogna fare, metteteci un meno davanti e vedete qual è la verità. Quindi se questi qua vi stanno dicendo che voi se potete fare tutto, potete, allora vuol dire che non è vero, ok? Non è vero, questa è stata una grande fregatura che ha coinvolto le nuove generazioni di donne e che le sta rovinando, che sta rovinando anche i bambini, le famiglie, gli uomini e tutti quanti, la società, eccetera, eccetera. Quindi sono grandi balle a cui dovreste cercare di non credere. Va bene, il prossimo capitolo, la prossima volta. Bye.